Hai iniziato? Sì, Ah, dai, vai. guarda, Cosa fai oggi? oggi facciamo un bel piatto che sembra difficile, ma non lo è. Ora vediamo prima gli ingredienti, poi vi dico come si chiama. Abbiamo delle patate già lesse, due uova, formaggio, prezzemolo, burro, pane Grattugiate. grattugiato. E questa è la famosa mozzarella di maschio, il sale e E il pepe. pepe. Quindi facciamo un soufflé di patate. Un soufflé. Che nome? Francese, soufflé. Soufflé, Ah, soufflé, non ok. si chiama così. Eh sì, si chiama soufflé. Allora, prima dobbiamo prendere le patate e schiacciarle. Allora, io già le ho sbucciate, bollite, poi le tagliamo. Allora, se ci riesco io a fare questo piatto, ci possono riuscire tutti, perché io sono imbranato proprio sonnegato. Mi piace mangiare, ma adesso prendiamo le patate e con una forchetta Schiacciarle proprio fine fine. dobbiamo schiacciare fine fine, come dice Jai Sawan, fine fine. Liscio liscio deve Liscio essere. liscio, così se schiacci meglio viene meglio Eh sì. tutto. Com'era morbido, Sì, patate? erano fatte cotte bene. Fatto bene? Cotte bene. Quindi adesso piano piano mettiamo qua e schiacciamo. Adesso fermati un attimo il video, tanto io schiaccio, poi riprendiamo quando ho finito di schiacciare. Va Tanto. bene. Va bene, giusto? Ok. Ci vediamo tra qualche minuto. Va bene. Che mi sto preparando. Abbiamo schiacciato le patate. Guarda qua come sono belle schiacciate. Naturalmente ho usato la forchetta. Chi ha la schiacciapatate può usare quello. Ognuno usa quello che Ognuno usa quello che ha. E questa ha. nostra permanenza in casa ci fa fare cose che impariamo delle cose, bisogna sfruttare il tempo. Adesso abbiamo fatto, prima cosa, come tu mi hai insegnato, devo imburrare qua dove dobbiamo mettere poi le patate condite. Mettiamo il burro intorno, intorno, sotto. Ok. Una volta fatto, prendiamo prima il sale, un cucchiaino di sale, e lo mettiamo tutti intorno intorno. Ecco qua. Poi mettiamo il pepe, un po' di pepe. Basta, Ma basta, basta. basta, ma basta, è scappato. Che devo fare? E giriamo, cominciamo a girare. Gira, gira Mettere che c'è. il Il burro, burro, aspetta, ora giriamo prima il sale e il pepe. Il burro, piano piano, tanto non abbiamo fretta. Non è che qua c'è tot minuti per farlo. Lo facciamo con calma. Adesso mettiamo il burro, tagliato a pezzettini, così si scioglie prima. Allora, le patate erano due grandi e due piccole. Il burro, poco, poco non burro, tanto, sì. non tanto. Mettiamo, il burro si deve sciogliere insieme alle patate. Mescoliamo e mescoliamo sempre. Più si gira e più c'è. Più si ammacca male bene. Adesso mettiamo le uova. Ah, guarda che belle uova. Queste uova mi ho comprato E stamattina. sono fresche, fresche di gallina. Non sono fresche di supermercato, fresche di gallina. Appena L'ha uscita, fatta la più o gallina, meno, l'ha fatta. più o meno appena uscita. L'ha fatta la gallina, l'uovo. Eccolo qua, guarda, 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 guarda. Guarda che meraviglia.
Mettere anche gli altri in chiedenti. Aspetta, ma non ma hai fretta. Lo so che dobbiamo mettere il formaggio. Ecco qua, guarda un formaggio. Guarda come scende bene. Come scende. Basta formaggio? Ancora un po'. Ancora un po'. Prima giriamo e poi lo rimettiamo, dai. Tu sei una maestra. No, basta. Secondo me tu hai messo un pochino di più sale. Basta formaggio, dai. Basta formaggio. Ancora troppo salata. Basta formaggio, va bene. Un pizzico di... Non è che ho messo mezzo cucchiaino di sale. Con le patate... Con le patate ci vuole il sale. Perché io ho patate... E in trucco per bollire le patate subito, no? O io ho messo un po' di sale grozzo, però non è un pochino salata patate, non è che è proprio. Metti, bisogna dare gusto. Ecco, ma va come scende, va bene. Tutto. Ok. Poi ci mettiamo pure il prezzemolo. Guarda che verde, bianco, tutto. Prezzemolo. Prezzemolo è sopravvissuto con la neve 2 giorni fa, poverini. No, è poverino, ha fatto il suo mestiere. Oh. Hai messo tutto? Ah, ok. Ho messo tutto. Ah, sì, sì. Okay. Ne devo mettere più. Ho messo tutto. Non ti preoccupare, sono imbranato, però sono preciso. No. Oh. Adesso mi serve, questo qua lo mettiamo qua, e questo cominciamo a mettere nella teglia. Ora si vede ombra, sposta più di mi qua. Mi sposto più di qua? Più di qua? Perché c'è ombra. Come sei esigente. Beh. Come sei esigente. Prende le metà. La... Adesso lo mettiamo su, così. Così, facciamo uno strato, così, così, guarda, guarda, qui c'è la classe, mi sa tanto che farò diversi video, adesso prendiamo la mozzarella, questa mozzarella di maschito, mettiamo così, sopra, vediamo com'è la mozzarella, buona. Un altro strato di... No, mozzarella ne mette tutto, che fai? Ah, non si sopra, no. No. Tutto. Vai, sì, mozzarella deve essere in mezzo, ah, così quando tagliamo si sente la mozzarella che scioglie. Che si scioglie? Io pensavo di fare mozzarella, così. No, mica la facciamo la pizza, tu confondi con la pizza, vedi? Io devo imparare, ho detto che sono imbranato, va bene così. Ha messo poi bene? Va bene. Dai, metto più preciso, più in ordine. Va, quello qua è già in ordine. Allora, mettiamo l'altro strato sopra. E dicevi, tanto tu non ci riesci, tu non riesci a fare. Io non riesco. Come non riesco? Come non riesco? Io ho origini contadine. Adesso devo coprire tutta la mozzarella, così non fai uscire fuori la mozzarella. Sì, copri, dammi il tempo. Dammi il tempo che ci vuole. Boh. Ecco, queste... Stasera sappiamo cosa mangiamo. Mangiamo sano, mangiamo lucano! Con un bel bicchiere di vino aglianico. Sempre di maschito. Abbiamo fatto noi. Però, fatto. Sai fare, oh. È venuto bene?
Direi quasi. Quasi. E Eh sì. vabbè, per essere la prima volta. Copri la mozzarella. Deve coprire. È tutto coperto. Ok. Adesso ci Adesso mettiamo mettere pane il grattugiato pane sopra. grattugiato sopra, la spruzzatina così. Ok. Va bene così? Ancora un pochino. Ancora un pochino. Deve essere tutto uguale, pare. Va bene, dai. Bene, questo abbiamo finito. Ora lo mettiamo al forno a quanti gradi? In forno 200 gradi E per quanti minuti? per Per 30, quanti? 30 minuti. 30 minuti. E Eh sì. quindi per ora vi saluto. Ci vediamo tra 30 minuti. Quando lo Sarà, togliamo dal quando sarà forno e pronto. vediamo come è venuta sta bella soufflé di patate. Saluti da Leonardo e Jason One per il momento. Ci vediamo A dopo. tra poco. Ok. Poi il risultato finale di quello che abbiamo fatto. Quindi 30 minuti in forno a due 200. a 200 gradi. Taglio, dai, che Ora voglio tagliamo mangiare. che abbiamo fame. Tagliamo in quattro. Che profumo che si sente. Che profumo. Tagliato un po' storto. E vabbè, storto, dritto. Vedi, mozzarella, come sono? Vedi? Un piano Guarda, piano, dai che vai. dove vado? Vado qua nel piatto, dove devo andare? Non so servire, la mozzarella va dappertutto. Vado a sciogliere in Si è bocca. sciolta la mozzarella. Maroni, che casino, che casino! Che casino, mi è troppo mozzarella forse. Perché è appena uscito dal forno, ancora. Ah, appena uscito dal forno, quindi Ma che deve. casino che hai fatto? Va tutto Serva, piacere. rotto. Questo che è rotto, mangi tu. No, mangia tu. Maronna. Casino! E qua Ma si taglia vede. poi bene, È dai! tagliato bene. Forse perché è ancora caldo. Se aspettiamo un po'. Va bene, dai. Senti, io lo mangio direttamente qua sopra, quindi. Bene, anche questo è fatto. Seguiteci sul nostro canale YouTube Pencoleo e faremo sempre delle ricette semplici che se ci riesco io a farle, ci riuscirete pure voi. Seguitemi passo per passo e quindi vi auguro buona serata e approfittiamo di questa pausa casalinga in cui siamo costretti a stare per imparare cose nuove. Domani faremo un altro piatto oppure qualcosa per la campagna di cominciare a seminare tipo i pomodori, le zucchine e altre cose. Faremo belle cose. Quindi vi saluto e buon appetito, piatto pulito. Ciao ciao. Ciao a tutti, seguiteci Pencoleo e le ricette di Chai Savan. Brava, Ciao ciao! brava.